Fratelli carissimi, oggi è sabato santo, il sabato del silenzio. È un giorno che ci piace poco. Scivoliamo su questo giorno così, stretto com'è, no? Come un hamburger in un panino, tra il venerdì santo e la veglia pasquale e la Pasqua. È difficile entrare profondamente nel mistero di questo giorno, che è un giorno impressionante. È l'unico giorno in cui non è previsto comunicare al corpo e al sangue del nostro Signore Gesù Cristo. È un giorno che fa presente la nostra realtà più profonda. Il sabato santo è l'approdo di tutto il cammino quaresimale, è l'autentica stazione finale del cammino dei catecumeni, di coloro che si preparavano al battesimo. Perché è l'approdo della vicenda interiore di Davide, per esempio. Davide che aveva ricevuto tante grazie, che era stato eletto, scelto, chiamato, fortificato per essere il re, il condottiero di Israele, deve scoprire con una semplice parola, con una semplice frase di fronte al profeta Natan quello che c'è davvero nel suo cuore. Ho peccato. Un istante prima aveva detto, aveva risposto a Natan, al profeta, che gli raccontava la storia di un uomo ricco che aveva molte pecore, si avvicina a un povero pastore con una, due pecore, e gli ruba, gli prende, gli sottrae quell'unica pecora, l'unica fonte di sostentamento. Davide è irritato a sentire questo, dice, ma questo uomo ricco deve morire, ha fatto un'ingiustizia terribile. Bene, Natan gli dice, quell'uomo sei tu. In quel momento Davide comprende quello che ha fatto con Betsabea, la moglie di Uria, lui che aveva un harem, ma si invaghisce, impazzisce per questa donna che vede fare il bagno nuda dalla terrazza e trama, macchina, crea varie occasioni. Alla fine si unisce a questa donna e fa uccidere in battaglia Uria per coprirsi le spalle, casomai rimanesse incinta. Bene, la figura di Davide oggi ci accompagna in questo giorno di sepolcro, di morte. Salmo 50, il peccato mi ha concepito mia madre. Il peccato significa morte, fratelli, quindi si può dire che mia madre nella carne, mi ha concepito nella morte. È una cosa assurda, però è quello che sperimentiamo tutti i giorni. Noi personalmente, la storia, le guerre, gli attentati, gli incidenti, le catastrofi naturali. La morte è in agguato costantemente, ma non solo la morte fisica, sino la morte interiore. Di fronte a un evento difficile, di fronte a un evento doloroso, scopriamo di essere vuoti, scopriamo di non avere risorse per rispondere. Ieri abbiamo celebrato l'adorazione della croce. A me ha aiutato molto, perché ho pensato a una cosa. Perché tante volte l'immagine della croce ci fa così orrore? Perché chiudiamo gli occhi di fronte alle immagini, per esempio, della fustigazione o altre immagini terribili, crude, cruente? Non abbiamo idea di quello che significava la crocifissione. Non ha aspetto d'uomo, né bellezza nel quale compiacerci. È un relitto d'uomo, perso tutto. L'immagine dell'uomo, sfigurato, irriconoscibile, come accadrebbe per esempio a una persona coinvolta in un incidente frontale sull'autostrada, difficilissimo riconoscerla. Ecco, questo era Gesù Cristo sulla croce. Le persone non potevano sostenere la vista di un orrore simile, sia per la violenza accanita sulla persona crocifissa, sia per il risultato di quella violenza. Qualcosa che quieta, che distrugge la sensibilità di chi lo guarda. Questo scandalo, questo orrore con il quale noi guardiamo Gesù Cristo, da dove viene? Perché non riusciamo davvero a sostenere la vista della croce che viene a noi attraverso i fatti, gli eventi, le situazioni per cui scappiamo dalla croce, per cui non possiamo sostenere il peso? 50 kg era il palo caricato su quelle pelli. Leggendo gli studi di alcuni medici, è veramente raccapricciante pensare a quello che ha sopportato, quello che ha vissuto, sia dall'agonia, dove tutti i capillari, per la tensione impressionante che si era prodotta a livello interiore, aveva spaccato quei piccoli capillari che passano sottocutanei, che sono sottocutanei, e questo era il sudore di sangue. Poi le frustate, terribili, con il flagellum, con queste pallette di ferro poste alla fine delle corde, strappavano le carni, ematomi, ematomi, sangue, 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 la corona di spine, il cuoio capelluto, quando è percosso da una spina, comincia a sanguinare senza finire, proprio fiotti di sangue. E poi le cadute
700-800 metri, che era la distanza tra il pretorio e il Golgota, le cadute, quindi la polvere, i sassi che si mettono dentro le ferite, immaginate, è una cosa impressionante. Poi quella tunica prima messa e poi strappata, come quando tu strappi una benda, immagina una benda piccolina su una piccola ferita, quando la togli ti fa male, no? Quando strappi quella, immaginate tutto il vestito appiccicato, che deriva da questo misto di sangue, di polvere, di terra, di pelle, strappato via. Poi i chiodi sulle mani perforano un nervo che arriva dritto, dritto, dritto al cervello, deve essere, secondo i medici, il dolore più acuto che possa sopportare o possa sentire, provare una persona. Dovrebbe normalmente svenire. E quel dolore poi ripetuto perché issato sulla croce, quel nervo non era completamente spezzato, quindi era come una corda di violino che costantemente veniva toccata, pizzicata a ogni piccolissimo movimento, incapace di poter neanche appoggiare la testa al legno della croce perché la corona di spine apriva di uno spessore per cui si appoggiava sulla sua stessa corona, quindi ancora di più. Quindi questa testa sempre avanti, le braccia distese, quindi i polmoni pieni di aria, incapaci di espellere l'aria. Quindi questo senso di affogamento costante, come una persona che ha un asma, ma a livelli altissimi, durante 3 ore. E poi, quelle poche volte, 7 parole che Gesù ha detto sulla croce, lo sforzo immane che ha fatto Gesù, issandosi leggermente per poter espellere un pochino l'aria, fissando, no, i piedi su quel supporto che aveva sotto di essi, cercando di issarsi e poter fare un piccolissimo respiro e pronunciare quelle parole, perché le doveva pronunciare, doveva dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Questa agonia terribile fino a che poi espirato. Questo è quello che noi vediamo, è quello che ci fa orrore, è quello che accade alla nostra vita. A me aiutava a pensare a una cosa, che dalla croce Gesù ci ha visti esattamente così, crocifissi come lui. Ieri, oggi, Gesù Cristo dalla croce ti vede come lui, come tu vedi lui. Lui è diventato così, come un uomo che ha perso la dignità, ha perso la figura, ha perso la forma di uomo. Quello che tu vedi nella tua storia, quella relazione difficilissima con tuo marito, il problema economico, la malattia, qualsiasi evento, qualsiasi situazione che ti crocifigge, che ti strappa le carni, che ti fustiga, che ti inchioda, ti fa entrare dentro al cervello queste spine perché non riesci a capire, non riesci ad afferrare cosa sta succedendo. Ebbene, tutta la croce che tu vedi, che tu hai davanti, è ciò che Gesù Cristo dalla croce ha visto e vede in te. Gesù Cristo vede te come lui crocifisso. Per questo si scandalizza. Per questo non lo sopporti. Gesù Cristo ha dovuto assumere tutto quello per diventare come te, per scendere alla deformazione, alla distruzione che noi abbiamo operato nella nostra vita. Gli occhi, tumefatti. È l'uomo della sindone e deve aver preso una bastonata che gli ha spaccato il naso e gli ha tumefatto l'occhio destro. Ah, questi occhi che danno quasi ribrezzo, no, del Signore nostro Gesù Cristo. Ebbene, sono i tuoi occhi, fratello caro, sono i miei occhi. Quante concupiscenze con quegli occhi, gli occhi di Eva, che ha visto il frutto, con la vista si è invaghita di quel frutto, si è lasciata sedurre per prendere, allungare la mano e poi morire. Gli occhi che sono dati per guardare le meraviglie del creato, per guardare le persone come fratelli, le donne come sorelle, dice San Paolo, le più piccole come sorelle, le più grandi come madri, e invece pornografia. Pornografia autentica, quella che si entra nel computer, se è la pornografia più terribile, o la pornografia che ci fa guardare le persone con quell'istinto di possederle, di scoprire, di spogliarle. Non parlo soltanto del sessualmente, questi occhi che mi sono stati dati per contemplare Dio nella creazione, quindi Dio nelle sue creature, contemplare l'opera di Dio in tua moglie, in tuo marito, nei tuoi figli, sono sporchi. Tumefatti dal peccato, dalla menzogna, dalla concupiscenza. Le mani, questi polsi inchiodati con questo nervo che ti dà delle stilettate che non puoi sopportare, sono le tue mani. Sono state date per lavorare, per scrivere, per aiutare, per abbracciare, per prendere la mano e accompagnare, per risollevare. Invece risulta che con quelle mani tu uccidi, con quelle mani io pecco, tocco quello che non dovrei toccare, rubo. Mi approprio delle cose degli altri, queste mani che si infilano
nella vita degli altri, queste mani che molte volte prendono a cazzotti le persone, i piedi. Abbiamo visto il Giovedì Santo, bellissimi, per camminare, per andare verso l'alto, per uscire da se stessi, per andare a lavorare. E invece anche il lavoro, usato per noi, per autocelebrarci, per cercare di realizzare il nostro ego, la mente che ci è stata data perché sia illuminata dalla fede e possa riconoscere l'intervento di Dio in ogni evento, in ogni fatto, possa mettere la firma della ragionevolezza sulla straordinarietà della fede, la ragionevolezza di un amore fino alla fine, e invece la mente contorta, che pensa male degli altri, che pensa sempre con malizia, che vede sempre nemici, che non riesce a pensare agli altri superiori a sé. La bocca, fatta per annunciare il Vangelo, per dire parole d'amore, parole di consolazione, parole di tenerezza, parole di sostegno, alle volte anche parole di rimprovero, ma con la lingua immersa nella misericordia, questa bocca che uccide la lingua, questo piccolo membro che scatena le guerre, una parola in più che non volevi dire, e l'hai detta, e hai distrutto una relazione, hai distrutto tua moglie, hai distrutto tuo figlio, hai distrutto tuo padre, hai distrutto la tua fidanzata, hai distrutto il tuo fratello, hai distrutto i tuoi parrocchiani, con quella parola in più che hai detto in quell'omelia, di giudizio. Le persone già non confidano più in te. Questo prete, perché c'ha questo giudizio? Perché c'è questa lingua biforcuta? Le orecchie per ascoltare la parola di Dio, per ascoltare il dolore degli altri, sempre messe lì, su questo Facebook totale, totalizzante, ascoltando i pettegolezzi, le mormorazioni, le calunnie, e lì, gossip, con la cognata, con la nuora, con la suocera, con il marito, con quello che sia, parlando male del fratello, le chiacchiere. Tutti i nostri sensi, tutto quello che è stato colpito profondamente, il corpo che è stato dato come un tempio, distrutto, per cui tu non sei ormai difforme, come diceva San Giovanni Crisostomo. La sposa è difforme, è completamente un'altra cosa. Sei nato per amare, per vivere il tuo ministero, nel dono, per vivere il tuo matrimonio, nel dono, per dare la vita, per perdere la vita, per consegnare il tuo tempo, per consegnare, per essere un vaso d'amore. Per essere un recipiente, il tuo corpo, il tempio dello Spirito Santo, cioè il tempio dell'amore di Dio, della comunione, cercare la comunione con tutti, rinunciare a se stessi. Per questo siamo nati, per questo abbiamo ricevuto la vita da Dio, ma nel peccato mi ha concepito mia madre. E ha distrutto tutto il peccato, ha cambiato tutto, ha cambiato i connotati, ha fatto di noi una caricatura, qualcosa che è irriconoscibile, tu sei irriconoscibile. Questo ha visto Gesù Cristo dalla croce, ha visto Antonello irriconoscibile, esattamente come lui è irriconoscibile ai miei occhi. Questo è l'amore di Dio. Perché lo ha fatto? Io terrorizzato scappo di fronte all'orrore. Ma Gesù Cristo, il più bello dei figli dell'uomo, per portare la bellezza originaria, l'immagine, la somiglianza di Dio, per riportare la verità, che tu sei figlio di Dio, che tu sei amato, che Dio è amore. Per questo sono venuto. Dice a Pilato, per rendere testimonianza alla verità, cioè per rendere un martirio alla verità. Lo dice tumefatto, lo dice già distrutto. Ecce homo, ecco l'uomo vero. Quello è l'uomo vero? Sì, perché sei tu. Lui si è fatto come te, per farti come lui, per riportarti al cielo, per riportarti al progetto di Dio. Per questo scende nella tomba, fratello. Per questo Gesù muore nella tua morte. Per questo Gesù ha percorso tutto il cammino all'incontrario, come se tu vedessi una pellicola all'incontrario, no? Dal pensiero di Dio originario. Gesù ha fatto quello che tu hai fatto, lui è sceso, la kenosi, tu avanti, tu distruggendo, tu camminando sempre più seguendo le menzogne del demonio, tu distruggendoti, autodistruggendoti, distruggendo i tuoi figli, distruggendo le persone che stanno intorno a te, distruggendo la natura, distruggendo un paese, distruggendo una comunità cristiana, tu. E lui, torna indietro. Lui riarrotola questa pellicola, prendendo tutto quello che tu hai fatto. Tu capisci, un passo in lui, un passo indietro, per prendere quello che tu hai fatto, fino a che tu possa tornare con lui nel seno benedetto del Padre, quello che diventerà la tomba nella quale sei precipitato. Quella tomba vuota, silenziosa, che tutti sfuggiamo di questo Sabato Santo, questo silenzio, l'ineluttabile. Dici, ho sbagliato, potevo fare così. Porca miseria, non posso più tornare indietro. Questo sentimento, l'ineluttabilità, questa è la morte, la fine di una relazione, la fine di un progetto, la fine di qualcosa, la fine
del progetto di Dio in te. La morte di quello che Dio aveva pensato per te. La parola fine su quello che Dio aveva ideato, pensato, plasmato in te. Questa è la morte, questo è il sabato santo. Il fallimento di tutto. Fallimento, peccato. Peccare vuol dire fallire in ebraico. Fallire il bersaglio, fallire l'obiettivo, fallire la vocazione, fallire la missione, fallire la vita. È la morte. Gesù è sceso fino lì, in questo silenzio che ti angoscia dentro. Questa pietra è stata messa davanti, questa pietra. Ti invito a guardare il crocifisso e guardare questa pietra, chiusa, che sigilla nel buio quello che tu oggi non puoi risolvere. La malattia, forse. Forse un cancro terminale. Forse sei sola, sei divorziata. Forse non credi in Dio. Forse non vedi Dio da nessuna parte. Forse tuo figlio, forse tuo cognato, forse tu stesso sei scoperto così difforme da quello che dentro senti ancora essere la tua vocazione, la tua chiamata. Questa tomba è il silenzio di oggi. Questa tomba, questo vuoto, questo freddo, è l'ineluttabilità. È ciò che sfuggiamo costantemente. Pur falliti cerchiamo di ingannarci, facendo cose, pensando cose, iniziando cose. Inizio una dieta, inizio una nuova attività sportiva, vado a comprare le scarpe, qualsiasi cosa, facciamo cose. Un film in televisione, un post su Facebook, qualsiasi cosa, pur di sfuggire. E qui in Giappone sempre musiche, 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 entro in un negozio musichette, nella metropolitana musichette, sulle scale mobili musichette, sempre musichette, musichette, tocchi sempre musichetta di fondo. Bene, oggi il silenzio. Fermati. Silenzio. Siedi solitario e silenzioso, perché Dio te l'ha imposto. Scoprirai che in quel silenzio è deposta la vita. In quel silenzio si sta preparando la tua resurrezione. Cioè che tu ritornerai con Cristo ad essere la persona che Dio ha pensato, sepolto nell'acqua del battesimo, con Lui, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Dio ricrea ciò che il peccato ha distrutto, il Figlio di Dio. Il battesimo ha il potere di ricreare il Figlio di Dio pensato. Strappa dal tuo cuore l'origine di tanta deformazione. Strappa l'origine della bruttezza. Ma non è possibile se non attraverso il cammino di Cristo, fino a riprendere Adamo ed Eva. Adamo ed Eva erano lì, attendendo il ritorno del Signore, non come te ed io. E Gesù li prende per mano e li riporta allo splendore antico. Leggete l'omelia sul sabato santo, nell'ufficio delle letture, bellissimo. Io ho preso tutto per riportarti all'antico splendore, tutto è pronto. Davanti a te c'è una mensa. Allora entriamo nella veglia pasquale conservando questo silenzio, questo digiuno, di parole, di cibo, di televisione, silenzio interiore, ripensando a quello che veramente oggi mi chiude dentro una tomba, quello che non sopporto, quello che il mio sguardo non riesce a sostenere, di me, degli altri. Bene, lì incontrerai Cristo, lì è sceso Cristo, per prenderti per mano e portarti fuori, alla luce della Pasqua, perché Dio, il Padre, vedendoti unito al suo Figlio, risorto con Lui, possa dire: ecco, questa è l'opera molto bella, molto buona. Gesù Cristo risorge con le piaghe gloriose, perché la storia non si cancella, è una storia d'amore, è una passione d'amore, è un patire per amore, ma è tutto trasfigurato, è bellissimo. Vedete, prima non si poteva riconoscere, tanto era sfigurato il suo aspetto, dopo non si può riconoscere, perché ha un aspetto trasfigurato, un aspetto celeste. Qual è la verità? Tutte e due, fratelli, e le porta impresse Cristo. Tutte e due le verità che stanno in te, sfigurato dal peccato e costantemente trasfigurato nell'amore di Dio, nel suo perdono, nella sua misericordia, che ti fa una creatura capace di amare, senza mormorare, con gioia, scoprendo una gioia infinita nell'essere dimenticato, nell'essere all'ultimo posto, nel servire, nell'inginocchiarti, nel perdere la vita, anche in una malattia, in un fallimento, in una sofferenza, in un dolore, in una incomprensione. Questa è la natura di Dio che viene a prendere possesso del corpo esanime di Gesù Cristo, del corpo esanime tuo. Entriamo in questo sabato santo, entrando nella nostra realtà, la vedremo trasfigurata.